Bentrovati a un nuovo appuntamento con Voci di Estra. Oggi parleremo di biometano, una risorsa per la transizione energetica. Lo faremo insieme a Lorenzo, l'ingegnere Lorenzo Busi, responsabile della tecnologica per la rete di Centria, qui con me in studio, e all'ingegnere Alessandro Canovai, collegato con noi, direttore operativo centrale di Alia. Il biometano, una risorsa fondamentale per il futuro sistema energetico italiano perché è una fonte di energia rinnovabile, in grado di decarbonizzare rapidamente utilizzando una struttura già esistente, la rete di distribuzione del metano. Come sappiamo, lo sviluppo delle energie rinnovabili rappresenta il cuore della transizione energetica, la possibilità di riconvertire le infrastrutture esistenti attraverso l'utilizzo del biometano e dell'idrogeno. Sono un modo concreto di andare verso un futuro sostenibile. Centria, la società dell'area distribuzione di Estra, in qualità di gestore della rete di distribuzione, sta giocando un ruolo importante per l'economia di realizzazione degli impianti di generazione di biometano. Ne parliamo insieme ai nostri ospiti, parliamo intanto partendo da Alia Multiutility, che ha inaugurato a Montesperto un nuovo polo impiantistico di casa Sartori, in realtà destinata a diventare un'eccellenza nazionale nel sistema dell'economia circolare. Ma partiamo dalle basi. Ingegner Busi, cos'è esattamente il biometano e come si compone? Sì, il biometano è un gas rinnovabile, sostanzialmente equivalente al gas naturale che già viene distribuito attraverso le nostre reti che utilizziamo quotidianamente nelle abitazioni. Anche dal punto di vista energetico è assolutamente equivalente. Il biometano viene ricavato per depurazione dal biogas, è il precursore praticamente del biometano, che, come dice la parola stessa, è un gas appunto che si sviluppa tramite un processo di digestione anaerobica di biomasse. Per biomasse intendiamo gli scarti dell'industria agroalimentare piuttosto che la frazione organica della raccolta dei rifiuti urbani. Per cui questo processo, in assenza di ossigeno, produce come prodotto principale il biogas, che è composto in maniera preponderante dal 40 al 60% da metano puro. La restante parte è anidride carbonica. Il processo successivo, cosiddetto di upgrading, consente di estrarre la CO2, quindi l'anidride carbonica, da questo biogas, ottenendo il biometano, che quindi nella sua composizione è composto da metano purissimo al 99%, più un 1% residuale di componenti che sono caratteristici della biomassa, della frazione appunto che è stata digerita in partenza nell'impianto di produzione. Allora, ingegner Canovai, con un investimento di oltre 75 milioni di euro, l'impianto di Montespertoli segna un passo avanti per la produzione di energia green. Ci racconta un po' questa frontiera e questo grosso lavoro? Sì, allora Alia si è dotata negli ultimi 4 anni di tutti gli impianti necessari per essere un protagonista dell'economia circolare. La frazione organica, per noi che ci occupiamo di rifiuti, è la frazione più pesante. Noi misuriamo i rifiuti in base a quanti chili per abitante anno fanno i cittadini. Bene, la frazione organica oscilla per ciascuno cittadino tra i 100 e i 120 kg per abitante anno, quindi una grande quantità che richiedeva un impianto di trattamento di tecnologia adeguata. Per questo è stato fatto questo impianto, tra l'altro non sfruttando nuovo suolo perché è stato realizzato nell'insediamento dove storicamente si era sviluppata prima una discarica e poi un impianto di compostaggio. Quindi questa installazione è stata inserita in un sito che già ospitava degli impianti. Sarà uno de è uno, no, sarà, è in fase di collaudo, è uno degli impianti più grandi, forse il più grande del centro Italia, perché ha una capacità di trattamento di circa 160.000 tonnellate l'anno, che corrisponde a circa l'80% di quanto produce Alia annualmente. È un impianto in cui, come diceva il collega, la frazione organica, la materia prima per noi sono gli scarti di cucina che ciascuno di noi produce giornalmente, donde
la valutazione che questa è una materia rinnovabile perché ogni giorno si produce finché c'è l'umanità, diciamo così, è una materia ricca di carbonio e quindi questo carbonio viene lavorato attraverso un processo che la natura ci ha messo a disposizione, la digestione anaerobica, in cui in un contesto industriale ci sono dei digestori, come sono delle grandi cilindri orizzontali in cui mettendo acqua e frazione organica si raggiunge una temperatura di circa 36 gradi, i batteri fanno quello che la natura gli ha insegnato, cioè digeriscono il carbonio e producono come metabolita della loro attività il metano, CH4, insieme ad altri gas. Questi gas, questo biogas, come diceva il collega, viene estratto, viene depurato e poi noi non ne facciamo energia, ma lo mettiamo in rete per utilizzi, perché c'è un utilizzo è quello energetico, quindi la produzione di energia per l'appunto rinnovabile. Ma la nuova frontiera è l'utilizzo come si dice carbon recycled fuel, cioè come carburante che contiene carbonio riciclato e si usa per autotrazione. Noi, un pezzo della nostra attività, una parte importante, preponderante, è di raccolta rifiuti, quindi siamo un'azienda di logistica e quindi avere disponibile questo metano, biometano, per alimentare la nostra flotta consente di avere indici di ambientali eccellenti. Ma se ho 2 minuti, no, non ci scordiamo anche l'altro uscita dell'impianto di digestione anaerobica. Non è solo il gas, ma c'è anche un solido molto importante che ha un nome un po' antipatico, si chiama digestato, che viene compostato, quindi stabilizzato, e costituisce anch'esso un prezioso ammendante per l'agricoltura. Infatti questa parte solida, che in percentuale rispetto alle 160.000 tonnellate in ingresso rappresenta circa il 25%, viene utilizzato sui terreni per costituire materia di alimentazione delle piante, quindi va sui nostri vigneti, sulle coltivazioni della Toscana. Quindi un impianto perfettamente integrato nel territorio della nostra regione. E dopo le parole dell'ingegner Canovai andiamo a vedere il video dell'impianto di Aia. Nel cuore verde della campagna toscana, tra le straordinarie colline di Montespertoli, l'economia circolare ha una nuova casa. All'interno di un'area di 5 ettari, grazie ad un progetto architettonico sostenibile e integrato con il territorio, 160.000 tonnellate di scarti organici e verdi produrranno oltre 12 milioni di metri cubi di biometano al servizio della mobilità green e 35.000 tonnellate di compost fertilizzante per la nostra agricoltura. Alia Multiutility, con oltre 75 milioni di investimento, ha realizzato un impianto innovativo sotto il profilo tecnologico, un progetto architettonico arricchito da materiali naturali, oltre 20 chilometri di doghe in legno, 360 alberi, 250 arbusti, 1500 piante officinali e pensato nel pieno rispetto della natura e della bellezza del paesaggio che lo circonda. A Casa Sartori sorgono 4 biodigestori con tecnologia di ultima generazione, 2 nuove aree dedicate al pre e post trattamento di scarti e prodotto, una nuova palazzina per servizi e mensa. L'impianto sarà alimentato da energia autoprodotta grazie al biogas generato dalla discarica e ai pannelli fotovoltaici installati sui capannoni per una superficie di 4.500 metri quadri. Un grande progetto al servizio della transizione ecologica e ambientale renderà le nostre raccolte differenziate risorse preziose. Grazie all'impegno dei cittadini, a tutto il personale coinvolto e alla tecnologia, scriviamo una pagina nuova per rendere la Toscana sempre più circolare e autosufficiente. Perché la sostenibilità è un gioco di squadra. Facciamo tutti la nostra parte.
Questa è la bellissima immagine di Casa Sartori. Torno dall'ingegner Busi. Tramite Centria, tre impianti hanno già concluso l'iter di allacciamento e stanno iniettando biometano. Un quarto impianto verrà collegato nel corso del 2025. Sono stati elaborati altri 10 preventivi per altrettanti impianti. Ingegnere, può allora illustrarci e nel dettaglio spiegare la portata dell'impatto a livello di emissione di CO2 evitata in atmosfera? Gestite da Centria, appunto, sono già in funzione tre impianti di produzione di biometano, uno in provincia di Teramo, in Abruzzo, uno in provincia di Siena e uno ad Arezzo. Sono connessioni che sono state effettuate ultimamente, la prima a novembre del 2023, l'ultima nella primavera del 2024. E tutti gli impianti stanno già funzionando a regime nominale e il ruolo del distributore, del gestore di rete, quale è Centria, è quello, oltre ovviamente a supportare il produttore nel processo di allacciamento e di realizzazione del punto di connessione, del punto di allacciamento, anche nel gestire la qualità e la sicurezza del gas che viene immesso nelle reti di distribuzione. Si parla di valori significativi, questi tre impianti nel lasso di tempo, insomma, che dicevamo prima, hanno già prodotto oltre 3 milioni di standard metri cubi di metano, che è un valore importante. Se vogliamo esemplificarlo, possiamo dire che è il volume di gas che serve ad alimentare migliaia di abitazioni per un anno, 3, 4, 5 mila abitazioni, per voler dare un esempio. E l'altro punto estremamente importante, quello che effettivamente diceva, è quello della sostenibilità ambientale. Il biometano è un gas che ha un impatto nullo dal punto di vista della produzione di anidride carbonica, quindi dei gas climalteranti, perché il gas, appunto, l'anidride carbonica che viene prodotta durante la combustione del biometano è un'anidride carbonica che è già stata assorbita durante la fase di produzione della biomassa stessa, per cui la gran differenza rispetto al gas naturale, che è un gas di origine fossile, è proprio questo, ha un impatto nullo in termini di anidride carbonica. Questi tre impianti che stanno funzionando nelle nostre reti hanno contribuito ad evitare, diciamo così, l'emissione di oltre 60.000 tonnellate di CO2 nell'ambiente, quindi si parla di numeri veramente molto importanti. E questo è anche un trend in crescita perché, come diceva, insomma, avremo una nuova connessione di un ulteriore impianto in provincia di Arezzo ed è notizia di pochi giorni fa che un ulteriore impianto, un quinto impianto, verrà allacciato in provincia di Perugia e l'impianto in questo momento sta seguendo l'iter di connessione. Per cui è sicuramente una risorsa strategica dal punto di vista sia energetico che dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Un grande impatto. Allora, noi andiamo a vedere un video che ci riporta nella rete di Centria. Si parla dell'impianto delle Cortine a Sciano. Vediamo insieme. Il biometano, che viene già ora prodotto in un anno nell'impianto delle Cortine nel territorio comunale di Asciano, serve a coprire il fabbisogno di 1.800 famiglie. E la struttura è in crescita, tanto che è già stato realizzato il progetto per creare un nuovo impianto, grazie al quale sarà possibile andare a immettere nella rete nazionale, che viene gestita da SNAM, il biometano prodotto in eccesso in alcuni periodi dell'anno, specialmente in estate. Si tratta di un progetto innovativo che è stato illustrato questa mattina dagli attori protagonisti di questa operazione e che ha ottenuto l'approvazione da parte di ARERA. L'obiettivo è quello di renderlo operativo dall'estate del 2025. La collaborazione tra Siena Ambiente e Centria ha preso il via nel 2019. L'azienda senese gestisce il polo di riciclo delle Cortine, dove è stato realizzato il biodigestore che produce biometano attraverso la valorizzazione della raccolta dei rifiuti organici che arriva dalla provincia senese. Da febbraio l'impianto è in funzione e la prima immissione di biometano in rete è avvenuta a marzo. Da quel momento a oggi sono già stati messi in rete 100.000 standard metri cubi di biometano, un numero che è superiore rispetto a quelle che erano le previsioni e le aspettative. Il processo permette di recuperare materiali e rifiuti organici e al contempo consente di ridurre l'anidride carbonica in atmosfera. I 100.000 standard metri cubi di biometano hanno permesso di evitare l'immissione in atmosfera di oltre 200 tonnellate di anidride carbonica. Torno all'ingegner Canovai. Ingegnere, quante tonnellate di rifiuti da raccolta differenziati potrà trattare ogni anno l'impianto e perché viene considerato all'avanguardia
da un punto di vista tecnologico? Sì, l'impianto tratterà 160.000 tonnellate l'anno di frazione organica divise tra 145.000 che sono gli scarti organici domestici, quindi il sacchettino che teniamo sotto il lavabo dove mettiamo gli scarti di cucina, diciamo così, e 15.000 tonnellate l'anno di frazioni verdi, lignocellulosiche, che compongono la miscela necessaria per ottenere il miglior risultato di produzione, sia in termini di biometano che di ammendante compostato, cioè la risorsa da rimettere sui terreni per l'agricoltura. L'impianto di Montespertoli, come ogni impianto che arriva dopo quello che l'ha preceduto, riporta le migliori soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato. Ricordo che il mercato, insomma, la costruzione degli impianti di digestione anaerobica in Italia ci ha visto non tra i primi in Europa, perché tipicamente venivano sviluppati in zone in cui c'era bisogno anche del calore oltre che dell'energia, quindi noi non ne avevamo tanto bisogno. Poi invece la politica della Comunità Europea ha investito molto sulla produzione di biometano e sulle produzioni rinnovabili, e quindi l'Italia, che ha circa 65 impianti, ne ha costruiti appunto questa quantità nell'ultima decina di anni. Noi che arriviamo con la seconda generazione abbiamo avuto modo di mettere le migliori tecnologie, per esempio per il trattamento del biometano, che subisce un processo di lavaggio chimico finalizzato a estrarne la CO2, CO2 che volendo può essere anche restituita in forma liquida e riutilizzata per finalità alimentari. Questo è un upgrade che stiamo valutando. Per noi la novità tecnologica è anche la qualità dell'inserimento ambientale. Come avete visto, c'è stato uno sforzo notevole di renderla il meno impattante possibile, ancorché in un sito che ha ospitato per tanti anni una discarica, di modo che noi ultimamente non parliamo più di impianti di trattamento dei rifiuti, ma di fabbriche del riciclo. Ed infine, come dicevo, anche l'utilizzo del biometano, che verrà messo in rete, ma verrà poi riprelevato a valle per alimentare la nostra flotta. E i numeri sono importanti: il nostro impianto produrrà 12 milioni di normal metri cubi di biometano l'anno. Poi noi ne abbiamo costruito un altro in joint venture nella provincia di Pisa, che ne farà 8 circa. Quindi avremo una dote di circa 20 milioni di normal metri cubi di biometano, che fatti in termini di abitanti equivalenti che consumano il metano è una città abbastanza grande. Ecco. Chiarissimo. Allora, torno dall'ingegner Busil. Processo di decarbonizzazione e dunque di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico passa dalle reti di gas esistenti. Quali, secondo lei, possono essere le prospettive future su questa sfida, ingegnere? Le reti di distribuzione e di trasporto, in generale il sistema, l'infrastruttura gas, rivestirà sicuramente nel futuro un ruolo chiave di supporto alla transizione energetica verso la decarbonizzazione. Già attualmente, appunto, con il biometano riusciamo a decarbonizzare direttamente ampie quote di consumi finali, perché appunto immettendo il gas in rete o utilizzandolo tal quale per i mezzi di trasporto, già utilizziamo un carburante che è neutro dal punto di vista dell'anidride carbonica. I gas rinnovabili, appunto il biometano, ma anche nel futuro poi l'idrogeno, consentiranno alla rete di rivestire questo ruolo appunto di supporto alla transizione. L'idrogeno in particolare costituirà l'anello di congiunzione, diciamo così, la cerniera fra il sistema elettrico ed il sistema gas, facendo sì che il sistema gas vada effettivamente ad integrarsi in un sistema complessivo. Nell'accezione comune siamo portati a considerare l'energia rinnovabile l'energia elettrica, quella dei parchi fotovoltaici, degli impianti eolici. E attualmente possiamo vedere l'energia rinnovabile appunto nel biometano, nel gas, che ha il grande pregio rispetto all'energia elettrica di poter essere gestito in modo molto più semplice e sostanzialmente come già facciamo oggi, quindi senza infrastrutture aggiuntive, senza
tecnologie estremamente evolute. Per cui quando un giorno l'idrogeno, è un tema sicuramente di prospettiva, ma già ci sono forti investimenti da questo punto di vista, l'idrogeno potrà essere disponibile per essere iniettato nelle reti del gas, avremo a compimento appunto un sistema che utilizzerà energia elettrica rinnovabile nel momento in cui questa sarà disponibile. Quando questa poi sarà in eccesso, potrà essere trasferita tramite il processo di elettrolisi, convertendola appunto in idrogeno, nelle reti di distribuzione e di trasporto. E questo consentirà sicuramente di poter arrivare alla decarbonizzazione completa e complessiva dei consumi finali. Tornando all'ingegner Canovai, il futuro ingegnere dell'economia circolare, come lo vede? Lo vedo determinante per lo sviluppo dell'umanità. Ora, senza fare previsioni particolari, basta guardare un po' e leggere i giornali, vedere cosa succede nel mondo. L'umanità sta progredendo, sempre più persone hanno accesso a sistemi di consumo che, se non hanno alla base un principio di economia circolare, lo scenario diventa critico, perché le risorse del pianeta sono finite e quindi non potremo tutti attingere, come abbiamo fatto fino ad oggi, dalle risorse primarie, cioè dalle materie prime. Quindi si dovrà sempre più fare ricorso a materie recuperate, riciclate, che provengono da questi grandi bacini. Si parla di miniere, appunto, che sono il sistema dei rifiuti. Lei pensi che mediamente in Italia ogni cittadino produce circa 500 kg all'anno di rifiuti, che in termini volumetrici sono circa 2-3 metri cubi di materiale, dentro i quali ci sono materiali preziosi, materiali plastici che vengono dal fossile. Quindi riciclando la plastica non si attinge più ai pozzi di petrolio per fare nuovamente plastica. La carta, riciclando carta non si tagliano più le foreste, e sappiamo che la deforestazione è uno dei principali elementi che, sia dal punto di vista idrogeologico che dalla incapacità di trattenere, di trattare la CO2 sul pianeta. I metalli si riciclano da tantissimo tempo, il vetro. Ora quest'ultima materia, la frazione organica, preziosissima, per non attingere ancora dai pozzi. E poi si arrivano ai metalli oggi ancora più preziosi. Stiamo andando verso le rinnovabili. Le rinnovabili richiedono la capacità di stoccaggio dell'energia, quindi queste batterie, il litio, se ne parla quotidianamente, ed altri metalli. Quindi avere la possibilità di pensare che una di queste materie prime dura più tempo possibile senza che se ne debba attingere di nuova, dovrà essere uno dei driver, sarà sicuramente uno dei driver principali che invertirà anche il paradigma del consumo, della produzione dei beni. Ci saranno sempre più persone specializzate su questo. Quando si inventerà un bene di consumo, lo si penserà già quando arriverà alla fine del suo percorso di utilizzo per essere nuovamente immesso. Ecco, sono scenari bellissimi, peraltro nella suggestione anche di passaggio di un testimone generazionale. È una sfida bellissima e che ci vede tutti coinvolti, nessuno escluso. Un'ultima domanda. Questa puntata, come avete visto, è estremamente intensa, complessa, trattiamo di temi tecnologicamente all'avanguardia. Voglio chiudere con dei dati, ingegner Busi. L'Italia è al terzo posto a livello europeo per la produzione di biogas e biometano, per questo rappresenta ovviamente un mercato chiave. Non a caso dunque il gruppo ES accelera il proprio impegno nella diffusione di gas rinnovabili in Italia, così, e questo è il dato concreto. Sì, effettivamente è così. In Italia c'è una tradizione significativa nella produzione di biogas e in questo momento sta nascendo anche il mercato del biometano. Si consideri che, citava il collega prima, in Italia ci sono circa 60-65 impianti di biometano in questo momento, più altri in corso di realizzazione, ma dobbiamo considerare che stanno funzionando in questo momento oltre 2000 impianti di produzione di biogas, dove in questo momento quel biogas viene utilizzato per produrre energia elettrica. Quindi effettivamente c'è un potenziale fortissimo da sbloccare, da liberare, tra virgolette, nella conversione di questi impianti da biogas a biometano.
autorevoli stime sia della Commissione Europea che di Legambiente, per citarne due, insomma, calcolano che dal 2030 la produzione di biometano potrà raggiungere volumi dell'ordine di 5,5-6 miliardi di standard metri cubi, che è circa il 20% del fabbisogno italiano di gas naturale. E il 2030, insomma, è una data nemmeno troppo lontana, esattamente. Per cui effettivamente sì, c'è un grosso potenziale. Da questo punto di vista, il gruppo Estra, tramite le controllate nel settore della distribuzione, Centri e le altre aziende, stanno investendo moltissimo nel rafforzamento della rete, nel potenziamento, negli estendimenti, negli anellamenti, per appunto aumentare da un certo punto di vista la resilienza della rete stessa, ma dall'altro punto di vista uno dei primi vantaggi che si presenta da questo tipo di attività è proprio quello di aumentare la capacità di ricezione del biometano dal territorio e la capacità di smaltimento di questo stesso gas, quindi di energia rinnovabile, nel territorio, oppure addirittura di metterla a fattor comune con il sistema energetico complessivo. Da questo punto di vista, per esempio, Centria coinvolta in una sperimentazione che è stata appunto aperta dall'ARERA, dall'Autorità Nazionale di Regolazione, nella costruzione di un impianto cosiddetto di reverse flow. È un impianto che sostanzialmente aspirerà il gas biometano che non può essere consumato a livello locale, per essere compresso ed immesso nella rete di trasporto nazionale di SNAM. Quindi un sistema che consente di mettere a fattor comune il biometano verso il sistema complessivo energetico. In questo momento sono in questa sperimentazione è in corso e nel 2025 inaugureremo questo impianto, che sarà realizzato tra l'altro ad Asciano, in provincia di Siena. Sì. Allora, io ringrazio l'ingegner Lorenzo Busi, responsabile della tecnologica per le reti di Centria, ringrazio l'ingegner Alessandro Canovai, direttore operativo centrale alias PA. Grazie a tutti voi ovviamente per l'attenzione. Vi do un appuntamento per una nuova puntata di Voci di Estra.